Primi ballerini ucraini e russi dai più prestigiosi teatri del mondo danzeranno insieme sul palcoscenico del Teatro di San Carlo a Napoli il prossimo lunedì 4 aprile alle 21 in Ballet for Peace, uno speciale spettacolo di beneficenza. Con la presenza straordinaria di una prima ballerina dell'Opera di Kiev appena scappata dalla guerra, i ballerini condivideranno il loro talento e il loro cuore per una serata speciale in nome della pace. Su iniziativa di Alessio Carbone, coordinatore artistico, la serata vedrà un susseguirsi di passi a due e a soli dal grande repertorio classico e contemporaneo. Tutta la vendita della serata andrà direttamente in aiuto dell'Ucraina. Come l'ho spiegato questa mattina, sono... è un'evidenza che noi dobbiamo essere presenti, solidari e fare di tutto per aiutare, anche con alcune piccole cose riguardo alla situazione drammatica dove si trova il paese, l'Ucraina, e mi sembra necessario. Allora, sono due cose che ho annunciato questa mattina. Prima cosa è un po' un caso, no? Che abbiamo ricevuto l'accordo della dotazione organica che ci consentirà a avere un corpo di ballo di 40 unità e quindi finalmente una vera compagnia di danza. E dall'altra parte queste iniziative di Alessio Carbone che mi ha proposto questa serata dove lui ha riuscito in pochi giorni, quando ha iniziato la guerra, a riunire le ballerine ucraine e russi insieme, che vengono da tutta l'Europa e anche purtroppo anche dell'Ucraina, perché la prima ballerina del Bolshoi ieri ha dato la dimissione e penso che sarà con noi il 4 aprile. Poi c'è l'étoile dell'Opera di Kiev, ci sono dei ucraini che sono a Hamburgo, a Berlino, un po' dappertutto nel mondo, che vengono per questa serata del 4 aprile. Sarà una serata stellare, veramente, con le più grandi ballerine del mondo che vengono qui, e noi cerchiamo attraverso questo gala di aiutarli. E poi anche un'altra cosa, abbiamo ricevuto un padre e le sue due bambini, sono arrivati da Odessa due giorni fa e che hanno trovato una casa a Napoli, e le due fanno della danza e quindi entrano subito con noi alla scuola di danza, no? E faremo di tutto quello che è possibile, questa è la missione di un teatro pubblico, senza dubbio, quindi noi dobbiamo essere presenti. Allora, l'idea è nata probabilmente l'indomani dei primi bombardamenti, perché ci siamo detti tra noi ballerini dobbiamo fare qualcosa. Allora, cosa facciamo? L'idea di unire ballerini ucraini e ballerini russi è nata proprio perché tutti gli amici che avevo nelle diverse compagnie del mondo mi dicevano: ma noi vogliamo la pace, noi ballerini, anche noi siamo russi ma vogliamo la pace, quindi non prendere soltanto ballerini ucraini, prendi anche noi. E quindi l'idea ha preso corso e ho chiamato tutti i nostri amici ballerini nelle diverse compagnie, inizialmente d'Europa, poi sono arrivati anche dall'ABT di New York, e soprattutto con il tempo e con i giorni alcuni ballerini sono riusciti a scappare da Kiev, da Odessa, e appunto il cast si è arricchito di queste presenze fondamentali. Sono ballerini che abbiamo accolto tra noi amici ballerini un po' in giro per l'Europa e che verranno a ballare appunto il 4 aprile. Adesso stiamo aspettando la conferma di Olga Smirnova, che ieri sera ha lasciato il Teatro Bolshoi di Mosca, quindi è stato uno shock nel mondo della cultura, della danza, perché è la loro ballerina incredibile di origine ucraina che è partita ieri sera, quindi attualmente ha un contratto ad Amsterdam, e mi ha detto: appena ricevo conferma del mio nuovo direttore sarò con voi. Quindi c'è molto entusiasmo, perché ci siamo detti: cosa possiamo fare? E non ci resta che ballare in nome della pace, per far vedere che anche grazie alla danza si può fare un qualche cosa tutti insieme. È una grandissima opportunità che abbiamo con questi artisti che arrivano da tutti i teatri d'Europa, direi del mondo, qualcuno arriva anche da oltreoceano. Siamo felici di poter contribuire a questa serata di raccolta fondi per la pace innanzitutto. Noi è un gesto molto importante, siamo onorati di poter partecipare a questa iniziativa di beneficenza, perché speriamo di mandare un messaggio importante, cioè un messaggio di unità nei confronti di questi ballerini e di tutti questi popoli che stanno soffrendo
nel 2022, che sembra una cosa impossibile al giorno d'oggi. E nulla, speriamo di mandare questo messaggio di unità in tutto il mondo con la nostra danza, con la nostra arte. Parlerà di pace e farà capire l'unione che l'arte riesce a mettere nei popoli. Quindi speriamo che questo arrivi e arrivi a tutto il mondo. Le due hanno